Ultima parte di 7 in punto, ho preso il testimone dai colleghi, una parte di trasmissione che vogliamo dedicare ad una azienda vitivinicola particolare che ha un po' segnato la storia, e per parlare di questa azienda qui con me ho Matteja Gravner, buongiorno e benvenuta. Buongiorno, della famiglia Gravner si può dire, e l'occasione di questo incontro perché è uscito da pochissimo un libro, Coltivare il vino, che racconta un po' la storia della sua famiglia e della sua azienda. So che lei ne ha curato un po' la linea editoriale, se non sbaglio. Innanzitutto ci vuole raccontare perché la sua azienda ha questa importanza, questa storia, il ricorrere del numero 7, il vino in anfora. Sì, sono tante cose, tante insieme. Proviamo a fare un po' di chiarezza. E io ho lavorato per molti anni in altre realtà, sempre nel mondo del vino, e molto spesso mi succedeva che conoscenti, amici, persone che incontravo, quando capivano il cognome che portavo, quindi da dove venivo, e mi chiedevano dopo l'anfora quale sarebbe stata la nuova cosa strana che in azienda ci saremmo inventati, papà avrebbe fatto. E questo per me è sempre stato scioccante, nel senso che non capivo a cosa si riferissero. Ma era una cosa che la infastidiva o la gratificava? No, non riuscivo a capire qual era l'anello mancante, nel senso che non è una ricerca di marketing che ci ha portato alle anfore, non è la ricerca di una cosa di particolare, di una cosa strana da scrivere sull'etichetta per attirare il consumatore. E quindi, pensandoci, la conclusione a quale sono arrivata è che non siamo stati capiti. Oppure non ci siamo spiegati bene. E siccome tendo sempre un po' a incolparmi delle cose, ho pensato, forse se provassimo a raccontarci un po' meglio, se provassimo a raccontare il nostro percorso di vita, che poi è inscindibile, lo stesso che porta alla produzione di un certo tipo di vino, a quel punto non diventerebbe più una ricerca di qualcosa di strano, ma una... un racconto di ciò che ci è successo e che ci ha portato a delle scelte che abbiamo tradotto in un metodo di produzione. Ce la racconta questa storia? Perché io, Gravner, magari molti sanno perfettamente di che azienda si tratta, ma molti altri no. Non a caso, tra l'altro, per evidenziare l'importanza di questa azienda storica, questa pubblicazione Coltivare il vino è una pubblicazione del Cucchiaio d'Argento, no? Che è una delle pubblicazioni più importanti, che scopre quelle che sono le ricchezze produttive del nostro territorio. Però vorremmo sentire da lei questa... Gravner, siamo Oslavia. Oslavia. Oslavia è una piccola frazione di Gorizia, abbastanza, come dire, tornata in auge quest'anno con il centenario purtroppo dell'inizio della Prima Guerra Mondiale. Oslavia è stata pesantemente, come moltissimi altri paesi di questa zona, colpita e ferita dalla guerra, e anche noi, come tanti altri, donne, bambini ed anziani sono stati sfollati, gli uomini tutti alla guerra. Quando la famiglia è tornata a casa ha ricominciato da zero, anche perché lì in piedi è rimasto veramente molto poco. E abitiamo in località Lenzuolo Bianco, che è un nome che fa sorridere, ma è dovuto a un episodio di guerra, una parete interna di una casa rimasta in piedi, imbiancata a calce, che i soldati usavano come punto di riferimento quando sparavano, perché da lontano sembrava un lenzuolo bianco steso. E, tornati dalla guerra, si ricomincia con i primi impianti, e già da allora Ribolla, in particolare, che è la nostra varietà autoctona, la Ribolla è coltivata in queste zone da più di 1000 anni, e
e si riprende cercando di ritornare a una vita normale. Un'azienda come tante altre, dove oltre all'uva si coltivava frutta, c'erano un po' di mucche, contadini normalissimi. Però c'è un però in tutto questo, perché contadini normalissimi, un padre e uno zio, poi arriva un figlio, Josco, che è suo padre, che è mio padre, sì, che è un po' ribelle e le prova tutte. Ma papà ha studiato e tornando a casa trovava il suo padre, mio nonno, e lo zio vecchi, antiquati, facevano ancora il vino come una volta, per cui in grandi tini e botti di legno, quindi vini bianchi che bianchi bianchi non erano bianchi, bianco carta, e lui a scuola aveva imparato tante cose nuove e non vedeva l'ora di applicarle e di metterle in pratica. E il nonno, suo padre, lo lascia fare. Quindi papà parte con tutte queste innovazioni, nel 73 inizia, c'è il primo imbottigliamento, quindi il vino che prima veniva venduto sfuso in parte nell'osteria di famiglia, in parte ad altre osterie o anche a privati, si inizia a venderlo in bottiglia e applica un po' tutte le tecnologie che l'industria propone. Comprese le botti d'acciaio? In primis le botte d'acciaio, la pressa pneumatica, quindi il raffreddamento del mostro in fermentazione, tutto ciò che bisognava fare. Perché c'è stato anche un periodo che, se non sbaglio, suo padre ha soggiornato in California, quindi ha fatto un viaggio, ha fatto un viaggio in California e anche poi in Russia, no? Nel sì, Caucaso. Sono i due estremi della sua. In realtà negli anni '80 comincia a viaggiare e scopre, conosce moltissime altre regioni, modi leggermente diversi di coltivare, di produrre il vino, e in parte le applica. Negli anni '80 arrivano le barrique. E adesso dovremo vedere anche delle immagini di questa azienda storica particolare. E nell'87 il viaggio in California, 10 giorni nei quali assaggia moltissimi vini e torna a casa molto deluso. Questo è suo papà? Questo è papà, sì. E in un momento particolarmente di particolare felicità, perché era la vendemmia, quindi il momento più normalmente più gioioso. Interrompo perché appena il collega ha fatto vedere un'anfora, no? Perché sì, poi la particolarità di questa della vostra azienda vitivinicola è proprio questo passaggio, no? Dalla massima, sì, innovazione, la massima tecnologia, esperienze poi in California, e poi, ma lascio raccontare a lei i vari passaggi. Appunto, eravamo alla California, dove papà torna a casa e si rende conto che ciò che ha visto, ciò che lì ha visto, non è un mondo che gli piace, non è un mondo che si addice a lui. In California aveva assaggiato i primi vini con aromi sintetici aggiunti e ne rimane sconvolto, pensando però noi a Oslavia siamo così lontani da questa realtà che ci vorrà un po' perché questi arrivino. Siamo realtà, piccoli, ma meglio essere piccoli piuttosto che quello che propone un certo tipo di industria. In realtà non passano nemmeno 3 mesi, lui a settembre assaggia un vino friulano con aromi sintetici aggiunti. Questo per lui è stato veramente la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Non abbiamo bisogno di questi mezzi per valorizzare i nostri vini. Nel frattempo però l'azienda, con i mezzi che aveva avviato, quindi tecnologici eccetera, stava avendo dei risultati, comunque sì, andava bene, quindi sì, questa necessità di una ricerca continua, no? Non era una ricerca volta a soddisfare il mercato, non no, era, ma una filosofia quasi di capire, di cercare una via che non fosse alternativa al mercato, ma che fosse alternativa a certe storture del mercato. Quindi il vino, che dovrebbe essere un prodotto naturale, a noi non piace nessuna definizione naturale, biologico, perché secondo noi già nel nome vino tutto questo dovrebbe essere compreso. Questa è un po' la valenza e la mission, no, che fa la differenza, senza nulla togliere alle altre aziende della Gravner, cioè che delinea anche un po' la storicità, se vogliamo, no? La particolarità. Sì, perché dovrebbe essere un'etica di vita e quindi produttiva, che distingue chiunque si impegni a fare un prodotto che va ingerito.
il vino non è più un alimento, non è più una cosa necessaria, è diventata una cosa voluttuaria. Allora cerchiamo di permettercelo buono, che sia veramente buono, che non abbia delle sostanze che possano essere dannose per il nostro corpo. Quello che però è abbastanza, sì, un elemento da sottolineare è che appunto quello che pensava fosse una procedura americana, californiana, la, lei diceva, la ritrova in Friuli, magari sì, in una realtà che si pensava o era vino importato, tanto per... No, era vino Friuli, era vino prodotto in loco. E da qui quindi cosa scatta? E da lì, e da qui capisce che per cercare, mio papà dice sempre che si è messo alla ricerca dell'acqua pulita. E per trovare... Domande. Per trovare l'acqua pulita bisogna tornare alla fonte, non la si può cercare alla foce. E quindi ha cominciato a studiare la storia per capire da dove la vite veniva e come si produceva l'uva, il vino, in queste zone. E per cui ritrova, in modo simbolico intanto, l'anfora e comincia a cercare di capire come fare per vedere questi posti, dei tre posti nei quali il vino e l'anfora, la produzione di vino è nata, pare siano la Mesopotamia, l'Anatolia e il Caucaso. Le prime due sono state abbandonate nei secoli anche per motivi religiosi, anche se in Anatolia c'è un ritorno alla coltivazione dell'uva, è rimasto il Caucaso che però prima faceva parte dell'Unione Sovietica e poi ha avuto una situazione politica, economica, sociale abbastanza instabile, per cui i viaggi erano quantomeno sconsigliati. Ma quindi l'anfora, adesso mi vengono in mente reminiscenze universitarie e scolastiche, se noi pensiamo ai classici latini e greci, no? Quando si parla di banchetti in tutte le versioni che abbiamo fatto, effettivamente il vino veniva, è contenuto in anfora. Sì, è vero, quindi, ma non solo il vino. No, l'olio e tutti i prodotti. E, l'anfora è magnifica per conservare anche la frutta e le verdure lungo i mesi in cui normalmente non ci sono. Ormai siamo abituati ai frigoriferi, sono anche più comodi. Però c'è, cioè, suo padre va proprio alle origini, alle radici. Sì, e cerca di capire cos'è successo perché l'uomo è stato capace di produrre vino per più di 5.000 anni e solo negli ultimi 100 ci sono stati tutti questi cambiamenti, per cui si è dimenticato i primi 4.900 e spiccioli anni. Com'è stato possibile perdere tutta questa storicità? Com'è stato possibile perdere tutta questa esperienza? È mai possibile che solo l'industria, quindi l'estremo controllo di qualsiasi passaggio, ci possa portare a fare un vino buono e ciò che si è bevuto fino a qualche decennio fa non è vino buono? Oggi c'è la tendenza a dire che tutti i vini sono buoni, o meglio, che la qualità media del vino si è innalzata. È vero o no? Secondo noi no. Perché? Perché non si può chiamare vino un prodotto che è stato così pesantemente manipolato con la chimica. Nel momento in cui si raccolgono uve che non sono perfettamente mature e bisogna poi aggiungere degli zuccheri perché abbiano un grado alcolico tale da essere accettato sul mercato, e magari queste stesse uve non perfettamente mature sono troppo acidi, quindi aggiungiamo un po' di zuccheri ma togliamo un po' di acidi. E ma questo però avviene anche perché, insomma, il vino, no, sembra un po' questo portabandiera dell'economia italiana, soprattutto in Veneto. Lei vuole dire che comunque anche il DOCG, insomma, io sono assemia, il pubblico ormai lo sa, quindi capisco poco di vino, cioè per questi grandissimi vini che sono il nostro orgoglio nazionale, comunque sono sistemati in questo modo anche possono valorizzarne la qualità? Più che per valorizzarne la qualità, allora possono esserlo, non tutti lo sono, certo, quindi non si può fare no, di tutta un'erba un fascio, però possono essere aggiustati,
molto spesso questi aggiustamenti non sono dovuti solo a una ricerca di qualità, ma a una ricerca di un modello che il mercato ti indica, per cui in un dato momento storico vanno vini di un certo tipo, per cui si tende a fare più vini più vicini a questo modello. Come sono i vini che... perché, e quindi suo papà va nei paesi del Caucaso, va alle origini, bravo, una specie di enoarcheologo, possiamo dire così. Beh, devo dire che poi negli ultimi 15 anni la Georgia è diventata anche meta di turismo enologico. Quindi abbastanza... Un pioniere. Ecco, diciamo che i primi viaggi sono stati anche abbastanza avventurosi. Ma è tornato con le anfore? No, non subito, anche perché sono grandi, anche perché arrivano fino a 2500 litri, e portarsele come passeggero a fianco sull'aereo sarebbe stato un po' scomodo. Bagaglio a mano un po' voluminoso. Sì, beh, vabbè, papà si sa farsi riconoscere, però no, fino a questo punto no. No, in realtà lui è andato a trovare persone che ancora sapevano fare anfore, perché ciò che succedeva anche in Georgia era che le anfore venivano utilizzate quasi esclusivamente in produzioni familiari, quindi ciò che veniva prodotto per il mercato veniva prodotto in modo molto più, se vogliamo, anche razionale, ma molto più industriale, quindi le anfore venivano relegate a quelle produzioni che anche noi abbiamo, sì, quelle in casa, 2, 4, 500 litri che uno produce per casa. E ha dovuto prima di tutto cercare delle persone in grado ancora di costruire queste anfore, perché l'anfora ha una durata illimitata, o meglio, fino al primo terremoto serio. E sono in terracotta? Sono in terracotta, vengono fatte completamente con la terracotta, vengono fatte in modo anche abbastanza simpatico, perché vengono fatte come dei grandi serpentoni che vengono sovrapposti e devono asciugare lentamente, perché altrimenti l'argilla crea delle crepe che poi non permettono di contenere il liquido. E la produzione di queste anfore è riuscita a trovarla in Friuli, in Slovenia, no, in Toscana? Le anfore che noi usiamo vengono tutte dalla Georgia. Ah, direttamente dalla, sì, Georgia? Utilizziamo solo anfore georgiane. Come perché hanno un'argilla particolarmente pura, particolarmente pulita. Sembrerà incredibile, però tutte le terre europee, se vogliamo così genericamente definirle, sono molto ricche in metalli pesanti, in particolare cadmio. Cadmio è un metallo che ha delle influenze estremamente negative sulla nostra salute, mentre nonostante tutto la terra georgiana non ce l'ha. E quindi è vero che le anfore vengono cotte prima di essere utilizzate, le conoscenze che abbiamo ad oggi degli effetti che il cadmio potrebbe avere sulla nostra salute sono troppo, non sono ancora sufficienti a dire che anche in terracotta possano non avere effetti. Quindi io scherzavo dicendo che suo papà si portava le anfore. Però no, in effetti, però in effetti no, è andato a cercare, le persone in grado di... Ecco, e allora inizia a far fermentare il vino in anfora. In realtà l'anfora è un passaggio, è un secondo passaggio, non è il primo. Papà non riusciva a trovare una cosa che l'ha sempre lasciato molto perplesso. Noi mangiamo tantissima uva, e questo è per poterlo fare bisogna avere uva sana, ovvero non trattata chimicamente, altrimenti uno si autoavvelena, è un po' sciocco. Quindi nei vostri vigneti tutto è trattato in maniera naturale, senza alcun intervento chimico, usiamo rame e zolfo. È vero che anche le concentrazioni a cui portiamo rame e zolfo nei vigneti non sono naturali, cerchiamo di avere tutti quegli accorgimenti che ci possono permettere di ridurre gli interventi, e quindi ridurre notevolmente la quantità di rame e zolfo utilizzati. Produrre e coltivare uva, e quindi produrre vino rispettando questi parametri, quanto poi può riflettersi su una stagione che va negativamente, no? Perché se ci si affida alla natura, la natura può essere benigna ma può essere anche matrigna, e quindi questo è un rischio? Sì, però è un rischio che dobbiamo correre, perché decidendo di coltivare l'uva abbiamo deciso di avere come abbiamo scoperto nel 96, di avere un'azienda che non ha tetto. Non avendo tetto bisogna
accettare quello che arriva. Nel 96 ci sono state due violentissime grandinate che in meno di 24 ore ci hanno tolto il 98% della produzione, per cui un'annata che non abbiamo mai venduto, mai prodotto. Quell'anno papà ha fatto tutta una serie di prove e ha fatto col 2% rimasto si è aggioccato ed ha fatto le prime fermentazioni sulle bucce, cosa che sui bianchi da anni ormai non si faceva, è una pratica che fino agli anni 20-30 era molto diffusa, poi è rimasta dai piccoli contadini che producevano vino per sé, ma con gli anni 60 si è andata completamente perdendo. E quando papà ha assaggiato il vino fatto, fermentato, la ribolla fermentata sulle bucce, ha finalmente ritrovato il sapore dell'uva ribolla. E lì si è aperto un mondo, lì ha capito che la direzione in cui stava andando, non ancora conclusasi con l'anfora, era quella che per lui era quella giusta. Quindi si può dire che voi oggi produciate un vino antico che è diverso dagli altri al sapore, al palato, cioè che cosa... anche questa necessità, no, lo ripeto, coltivare il vino, il cucchiaio d'argento, di scrivere questo libro, lei diceva, per capire se abbiamo fatto bene o se abbiamo fatto male, al di là della convinzione, della passione, no, che questa è la vostra linea aziendale. Ecco, volevo capire qual è la risultanza per il palato, per gli appassionati appunto di vino, dei vostri vini, e come sta rispondendo il mercato, no? Perché poi la riscoperta di un antico sapore, di un antico profumo, di un antico, adesso le ripeto, non ho una grande esperienza, non sono un sommelier, però qual è la cifra che vi distingue? Ma allora, i primi anni la cosa strana, la cosa diversa è stato sicuramente il colore del vino. Vini che da giallo paglierino, giallo con riflessi verdognoli, è passato a un colore molto più ambrato, tant'è che è nata a fine anni 90 poi la definizione americana degli orange wines. Vini che sono sicuramente meno fruttati ma più strutturati, vini che durano nel tempo per moltissimi anni. Siamo sul mercato in questo momento con l'annata 2007, non la selezione del 2007, ma tutti i nostri vini bianchi sono dell'annata 2007 e quindi vini che hanno un affinamento in cantina, ma poi anche una prospettiva di vita molto, molto più lunga rispetto a ciò che siamo abituati. È vero che negli ultimi 15-20 anni si è persa un pochino l'esigenza di bere vini bianchi che siano assolutamente d'annata. La maggior parte in questo momento comunque è in vendita con vini del 2012, 10, 11. Questo perché sono meno costosi? Non solo, non esclusivamente. Ci sono delle varietà che reagiscono, che comunque sono pronte un po' prima, ma il metodo di vinificazione va sicuramente a incidere in modo abbastanza importante su quanto un vino poi può... Sul mantenimento anche. Certo. Cioè vuol dire che ci sono annate precedenti al 2012 che... Tipo potrebbe essere aceto, pensi? No, aceto non diventa, visto no. Tutto ciò che gli viene messo dentro, normalmente non dovrebbe, però sono vini che hanno una vita di 4, 5, 8 anni. Invece i vostri? Sono vini molto, molto più longevi, sono vini che hanno anche necessità proprio all'inizio di affinare molto più lentamente, perché qualsiasi pratica utilizzata è fatta proprio per rispettare i ritmi naturali della vita. Piacciono, sono conosciuti, sì. Anche la necessità appunto di coltivare il vino e comunicare. Abbiamo dei fanatici, dei veri e propri fanatici che a volte sono quasi più di noi e la cosa diventa poi... Ma c'è sempre la nicchia, certo, che si appassiona poi a gusti, sapori e modalità, però volevo capire se però state diffondendo anche una cultura. Ma ci sono sempre più produttori. Noi quello che vorremmo far capire non è che il nostro è l'unico modo giusto, non esiste un modo giusto, è un modo che nelle nostre condizioni, in quello che noi abbiamo, in quello che noi siamo, va bene. Siete gli unici al momento? No, ci sono parecchi altri produttori, in realtà molti altri utilizzano l'anfora per una parte della loro produzione, noi lo utilizziamo su tutto. Ci sono comunque molti produttori che qualcuno si sta avvicinando, qualcuno ha già una buona padronanza dell'utilizzo dell'anfora.
Per noi anfora significa comunque anfora georgiana, quindi di grandi dimensioni, dai 1300 ai 2400-500 litri, e interrata. Questo è fondamentale perché l'anfora interrata continua, vive una stagionalità che è quella che l'uva ha vissuto sulla vite. Quindi noi nel momento in cui andiamo a raccogliere l'uva, sempre vendemmie piuttosto tardive, non iniziamo mai prima di ottobre per avere uve molto mature, ma molto mature non significa con un alto grado zuccherino, quindi con tanto alcol, ma uve molto equilibrate, sulle quali poi non c'è necessità di fare nulla, non facciamo nessun tipo di analisi. Qualcuno pensa che siamo matti, qualcun altro pensa che siamo smorfiosi perché non facendo analisi supponiamo di sapere tutto. In realtà è anche un modo per essere tranquilli noi, nel senso che quando uno non sa, a volte ignorare qualche particolare fa stare un pochino più tranquilli. Ma avendo deciso di non aggiungere, non togliere nulla all'uva che noi raccogliamo, sapere quanto zucchero ha non ci fa vivere più o meno tranquilli, perché quello zucchero verrà trasformato in alcol e noi accetteremo quello che arriverà. Non andremo a modificare togliendo un po' di alcol perché per il mercato è un po' troppo, piuttosto che aggiungendo un po' di acidità perché il gusto attuale chiede vini magari un po' più freschi. E questo vostro atteggiamento, per qualcuno azzardato, ma in realtà che vuole seguire i ritmi della natura, come viene valutato appunto dal pubblico, da chi si avvicina al vostro vino? Ci sono sempre persone molto predisposte a cose diverse, cose nuove, quindi queste per fortuna ci facilitano molto. Vediamo che però normalmente chi anche non conosce molto bene o ha solo sentito parlare, una volta introdotto in questo tipo di vino, quando viene spiegato che non significa ti deve piacere questo particolare sapore, ma capire come viene prodotto, perché viene prodotto in un certo modo, vediamo che normalmente le persone si interrogano abbastanza a fondo su quello che stanno facendo, nel senso... È un'esperienza sensoriale, non solo del palato, quindi anche un andare indietro nella storia, no? Sì, quanto questo è importante per voi, e siamo in chiusura, quanto questo è... elemento imprescindibile e rinunciabile. Ma per noi una delle cose più importanti è produrre un vino che sia buono. Buono non significa solo per il gusto, ma soprattutto un prodotto che non faccia male a chi lo beve. Deve essere un prodotto sano in tutto e per tutto, e poi se il gusto non piace, questa è una scelta che sta al consumatore. Però è buono. Però è buono. Io ringrazio Matteia Gravner, Coltivare il vino Gravner del Cucchiaio d'Argento. Citiamo il testo di Stefano Caffari e foto che abbiamo anche visto di Alvise Barsanti, un'idea per produrre il vino buono, non nel senso, lo ripetiamo, di buono al gusto, ma buono perché realizzato con buone pratiche naturali. È tutto, ringrazio la nostra ospite per questa puntata di Stato in Punto, torniamo domani mattina, arrivederci.